Meghan Markle ignora Kate Middleton. A Wimbledon da sola in jeans. Meghan Markle in jeans si presenta a sorpresa a Wimbledon senza Kate Middleton e Harry, ma in compagnia delle amiche americane. Affronto alla corte. Meghan Markle a sorpresa è comparsa a Wimbledon. Questa volta però ha snobbato Kate Middleton. Se nel 2018, infatti, le due cognate hanno assistito insieme ai match e Kate ha mostrato a Meghan come comportarsi durante tali eventi, quest'anno Lady Markle si è presentata da sola sugli spalti per tifare l'amica Serena Williams. A dir la verità, non era proprio sola. La duchessa del Sussex si è concessa un pomeriggio di libertà dal piccolo Archie, che il 6 luglio sarà battezzato a Windsor. Trascorrendo qualche ora con le amiche del cuore, Lindsay Roth e Genevieve Illis, quest'ultima ha partecipato al baby shower di New York che fece scandalo per le spese folli. Meghan è apparsa sorridente e rilassata. Si è presentata a Wimbledon con un look casual, diametralmente opposto a quello sfoggiato da Kate qualche giorno fa. Se Lady Middleton ha indossato un elegante abito bianco in stile Diana, la Markle ha preferito jeans skinny che ha abbinato a una t-shirt nera di Lavender Hill Clothing e a un blazer bianco a righe, firmato la Gence, da 510 sterline. Tra gli accessori l'immancabile Panama bianco, già visto lo scorso anno, e una catenina al collo col ciondolo a forma di A. In omaggio al figlio Archie, occhiali da sole, anello di fidanzamento rimaneggiato, anello con pietra blu creato da Jessica McCormack e décolleté nere col tacco a stiletto. Meghan come Kate lo scorso anno ha dunque interrotto la maternità per recarsi a Wimbledon. Ma la decisione di andarci da sola, senza Harry e Kate, viene letta come una prova che Lady Markle vuole prendere le distanze dai cognati. E in genere dalla famiglia reale, ma soprattutto anche dal marito che ultimamente è comparso piuttosto cupo e sgarbato con la moglie.